Ragazze, ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Questo sarà un video spacchettamento e andremo ad aprire insieme un pacchetto che mi è arrivato da Passione Unghie. Allora, andiamo subito ad aprire. Non è fresco di giornata perché mi è arrivato l'altro ieri. Immaginate la curiosità e insomma quanto ho potuto soffrire a non poter aprire questo pacco. Allora, come apriamo? C'è diciamo il modulo di reso e sostituzione e andiamo a prendere l'omaggino. Andiamo subito a vedere l'omaggino. Sono questi bellissimi brillantini, belli, viola, fucsia viola. Sono fucsia viola praticamente, molto belli. Allora, andiamo a prendere i colori. Come avete potuto vedere, io ho preso tutti i colori. Scatola vuota, spostiamola, almeno abbiamo più spazio. Allora, scusate che giusto, ok, ci siamo. Allora, partiamo dall'unico semipermanente. Ho preso l'SP01, che è il bianco, perché mi occorreva un bianco per il semipermanente che però sia proprio bianco, più che altro per fare il French. Per quando faccio il semipermanente mi serviva un semipermanente bianco che però scrivesse, perché quelli che ho provato fino a mo per fare il fringe non vanno bene perché risultano comunque trasparenti. Non lo so, vabbè, andremo a vedere come si comporta e niente, vi farò comunque sapere come andrà a finire con questo semipermanente. Allora, poi andiamo subito ad aprire. Questi sono colori che ho preso ai saldi, quindi Flip Fucsia Classic M20. Molto bello. È questo fucsia con dei riflessi blu viola dentro. Bello, mi piace. Ve li lascio qui. Oh, scusate. Ok, andiamo a prenderne un altro. Qui tappa aperto. Allora, caramella fluo flash G Classic G77. Bello anche questo. Me lo aspettavo un pochino più fluo. Che fluo c'è scritto. Comunque bello anche questo, mi piace. Prenderne un altro. Lollipop Fast F020, no 020, 20 e bassa, perché 0 non lo so, vabbè, non ci fate caso, ogni tanto mi si disconnette il cervello. Allora, eccolo qua, questo è un fucsia, ha sempre dei riflessi violacei dentro, però è molto più chiaro di Flip Fucsia. Guardate, la differenza si nota proprio palesemente. Ok, questa volta ho comprato tutti i fucsia, ma che ho combinato? Non lo so, vabbè, non mi ricordavo neanche cosa avevo preso. Lavanda Glitter Classic G12. Bello,
questo è veramente veramente bello, è uno spettacolo. In telecamera voi lo vedete molto più scuro, scusate che una volta che tocco la luce smonta tutto. Allora, lo vedete molto più scuro, in realtà è più chiaro di quello che vedete, direi anche molto più chiaro, non lo so perché non riesce a prenderlo, vabbè. Comunque, andiamo a prenderne un altro. Flip Prugna M27 della linea Classic. Molto bello. Allora, come il fucsia, ha delle, diciamo, un riflesso dentro blu viola, però ovviamente questo più è prugna, quello era fucsia, ci siamo. Aspettate, cerco di sistemare bene per farvi vedere meglio, al meglio, i colori. Forse così riuscite a vedere, forse così è meglio. Allora, eccolo qua. È un prugna con questi riflessi blu viola dentro. Andiamo avanti. Chianti, questo è un rosso, me lo ricordo. Veramente volevo prenderlo da un po' di tempo, ma poi, visto che ne ho tanti di rossi, ho sempre sorvolato, però stavolta stava a sconto e quindi l'ho preso. Questo bellissimo rosso. Aspettate che faccio un po' di spazio. Così mettiamo anche gli altri. Ok. Passione, questo mi piaceva veramente tanto perché è un magenta, forse sì, realissimo, cioè nel senso quello che vedete in camera è il colore effettivo, quindi né più chiaro né più scuro. Stavolta mi sono data i fucsia, non lo so perché, fucsia rosa, non lo so. Guardate, andiamo fuori almeno, ok. Quetzal, non lo so come si pronuncia, Green, Classic C123, ho preso anche un verde. Attenzione, signore e signori, bellissimo, molto bello, e il colore è quello che vedete in camera, proprio questo, identico, molto molto bello. Ecco qua. Poi Rodi Classic C79, che è un bellissimo blu. Allora, in realtà me lo aspettavo più scuro, infatti pure in camera sembra più scuro, però è leggermente più chiaro di quello che vedete, però me lo aspettavo proprio più scuro dal, diciamo, dall'immagine che c'era sul sito, però vabbè, è comunque un bellissimo blu. Guarda che sto facendo un casino, scusatemi che pulisco un attimo le mani. Mi sto praticamente impataccando tutta. Ok, ultimo colore, Tango, che è un fast e è un F63. Wow, bellissimo. È un rosso, oddio, con questi brillantini oro dentro,
Il colore è come lo vedete in telecamera, in camera, cioè quindi rispecchia molto il colore reale. È molto molto bello. Allora, questi sono i colori che ho preso con i saldi più semi permanente, l'omaggino. E vi farò poi un video dove diciamo li stenderò sopra la tip dimostrativa, e quindi per far vedere comunque come sono anche sulla tip. E niente, spero che questo video vi sia stato utile. Mi raccomando, iscrivetevi, pollice in su e attivate la campanella per non perdere altri video. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!